Ragazzi, ben ritrovati nella rubrica Power and Stand, le verticali di forza. Oggi, più che parlare di propedeutiche, farti vedere le propedeutiche delle progressioni, andiamo a vedere quella che è l'esecuzione, la corretta meccanica di quello che sarà poi il risultato finale, ovvero l'handstand push-up libero in versione super strict, quindi che tende a una forma che tende alla perfezione, ok? Quindi questo per capire come anche devi poi orientare i tuoi allenamenti. Dunque, il punto, lo starting point, la deadline di questo esercizio è appunto spingersi via quando siamo con le braccia completamente piegate, la fronte sfiora il pavimento. Da questa posizione vedete come il corpo tendenzialmente si va a disporre secondo un allineamento gambe tronco, formando una linea che arriva quasi ai 45 gradi rispetto al pavimento. Da qui in poi, per spingersi in su, gli avambracci, questo è il punto focale, l'avambraccio, questa porzione di braccio qua, si deve comportare esattamente come le tibie si comportano nello squat, ovvero deve stare lì, ferma, inchiodata, perpendicolare, non si deve muovere in nessuna direzione, non si deve muovere in questa, secondo queste direttrici di movimento, e non si deve muovere come se io guardassi per così. Quindi qua abbiamo la testa, abbiamo la linea del pavimento, qua abbiamo le manine, il corpo, ok? Quindi in questa visione, guardando di qua, anche in questa direzione, quindi non bisogna sgomitare in nessuna direzione. E per far questo veramente è veramente difficile, perché tendenzialmente cosa si fa quando uno non ne ha abbastanza e vuole spingersi via? Cosa fa? Generalmente tende ad arretrare con tutto il corpo, quindi anziché fare questo movimento tende ad andarsi a cacciare qua in mezzo per andare, come dire, a mettersi in una posizione più favorevole, mettere baricentro in una posizione più favorevole, mettere in le spalle in condizioni meno sfavorevoli. E allora cosa succede? Vado a ficcarmi lì in mezzo, inizio a sgomitare, inizia per mettermi lì in mezzo, sono costretto a far assumere il corpo la classica posizione a banana. Invece, se io devo mantenere gli avambracci in questa posizione, sia su questo piano che su questo piano, certo, lì veramente il gioco inizia a farsi duro. E allora tu devi immaginare di spingerti via, più che di stendere le braccia, devi immaginare che tutta questa linea qua, formata da gambe e tronco, è lei a muoversi, e si muove secondo questa direzione e questa direzione. In pratica devi visualizzare questo movimento quasi come se le braccia sono inchiodate del corpo, questa unica bacchetta che si muove per così e per così, ok? E solo in quel modo tu potrai mantenere i gomiti in quella posizione, gli avambracci, che ovviamente influiscono sulla posizione dei gomiti. Quindi non si deve vedere sgomitare in nessuna direzione, né su questo piano diciamo laterale sagittale, né su questo piano frontale. Certo che per far questo bisogna lavorare in maniera più rigorosa, partendo già con questo lavoro sin dalle prime progressioni e propedeutiche. Questa postura cosa rende? Rende l'esercizio, lo rende con una meccanica che tende alla perfezione, mette i gomiti in una condizione più sicura, perché non vado a creare sforzi di taglio sull'articolazione dei gomiti, e anche le spalle lavorano secondo un assetto più corretto, quindi si tende anche a far fare un buon lavoro alle spalle. Certo è che però così si fa un lavoro veramente più tosto, le spalle mantengono qua una condizione di leva molto sfavorevole e lavorano in maniera veramente dura, ma poi veramente eseguirli così ti dà anche delle soddisfazioni migliori. Notare anche come tutto il corpo, gambe e tronco, nella fase bottom, nella deadline, sono in una posizione diagonale, quindi quasi 45 gradi, e quindi le attivazioni muscolari, come dire, se dobbiamo fare una similitudine al mondo della pesistica, sembra più una panca piana, quindi soprattutto nella prima fase lavora anche tantissimo il petto. E ti dico questo perché in tantissimi mi chiedono: ma gli handstand push up lavorano anche il petto o lavorano solo le spalle? Beh,
è sicuramente in quello libero dove il corpo assume questo allineamento e questa inclinazione, il petto lavora anche tantissimo e quindi in tal senso diventa un esercizio veramente tosto. Però quello che ci tenevo a spiegarti era proprio questa roba qua, per tenere l'avambraccio come un puntello in maniera rigorosa sei costretto a mettere in gioco una meccanica più bella, più tosta, ma anche più molto sfavorevole per le spalle, quindi devi lavorarci in maniera rigorosa. È il motivo per cui mi piace eseguirli sempre con molto controllo. Eseguiti così non se ne riesce a fare tantissimi. Io riesco sempre a fare colpi di 3-4 molto puliti, tenendo anche la shoulder stand, che è questa posizione bottom qua, e insomma così diventa, magari non riesci a farlo per tante ripetizioni, ma sicuramente sviluppi più forza. Bene, ti ho fatto il pippone, in altri video ti farò vedere di nuovo delle progressioni, però mi serviva anche per farti capire come devi orientarti al lavoro, già a partire dalle progressioni più semplici. Ci vediamo nel prossimo video.